Buonasera e bentrovati all'appuntamento numero 4 di Minuto Zero. Andiamo a vedere quello che sarà il weekend sportivo delle formazioni marchigiane. In studio con me la saluto, Gaia Cormio. Buonasera Fabio e buonasera a tutti voi. Cominciamo subito con la Serie B di calcio. L'Ascoli non riesce a superare questo momento difficile. Lo scorso weekend è arrivata un'altra pesante sconfitta a Cittadella, sconfitta che ha portato all'esonero di Mister Bucchi. Sabato al Del Duca arriva Perugia, esordio per Mister Breda, Fabio. Esatto, un allenatore sicuramente scafato per la categoria. In settimana ha conosciuto i suoi nuovi giocatori e ci ha parlato così del prossimo avversario, appunto del Perugia. È una squadra in salute, ha iniziato anche a fare risultati, quindi andare in fiducia, e l'idea appunto è di preparare un paio di alternative, perché non solo per le caratteristiche del Perugia, ma per le nostre e per quello che poi vedrò in campo, perché io posso avere tutte le idee di sto mondo, ma poi appunto è la partita che mi darà le risposte. Devo preparare i ragazzi due situazioni, due delle alternative che siano in campo in maniera diversa. Quindi l'idea è di creare qualcosa. Sul cosa preferisco tenerlo per me, perché in ogni caso non dico che sia un vantaggio, ma almeno la prima settimana chiamiamola pretattica, anche se poi conta sempre correre in campo e correre più degli altri e correre meglio degli altri. Scendiamo in Serie C, derbissimo domani alle 14:30 al Recchioni di Fermo, dove arriva l'Ancona che sta vivendo un momento magico. Ha sconfitto la scorsa settimana la capolista reggiana con una doppietta del Cigno di Treia, Federico Melchiorri, che ha avuto un impatto pesantissimo nella Dorica. Dall'altra parte una Fermana che invece viene dalla sconfitta maturata nel finale in casa dell'Entella. Ascoltiamo le parole del direttore generale della Fermana, Andrea Tubaldi. Noi arriviamo sicuramente bene perché veniamo da una grossa prestazione contro l'Entella e da 7 risultati utili consecutivi prima di quella partita, quindi psicologicamente bene, mentalmente bene, fisicamente bene. E mi auguro che sia una giornata di festa e di sport e non ci siano problemi che ci sono stati lo scorso anno. E mi auguro che possiamo dare filo da torcere a questa Ancona che sta facendo veramente bene. E per l'Ancona sentiamo il centrocampista Mario Prezioso. Domenica arriva questo derby che è un derby sentito qui, è una partita difficile che ha le sue insidie, una partita dove non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento e dobbiamo cercare di conquistare l'intera posta in palio, anche se comunque fuori casa queste partite sono sempre dure, ma dobbiamo continuare perché non abbiamo fatto ancora niente. Sempre domani alle 14:30 in programma Lucchese-Recanatese con i Leopardiani che vengono dal pareggio interno con Nimolese, quasi un'occasione persa possiamo dire, e poi c'è l'incontro della Vispesaro, il quasi derby con il Rimini, Vispesaro ancora imbattuta nel 2023, 5 risultati utili consecutivi, l'ultimo in casa del San Donato. Lascio la parola al difensore Dennis Tonucci. Stiamo studiando il modo di limitare le loro situazioni offensive, ma stiamo anche appunto studiando il modo per cercarli di offendere appunto nella situazione della fase offensiva. E sarà una partita tosta, una partita che combatteremo con il coltello tra i denti e mi auguro che tutto il pubblico pesarese sia presente Antonino Benelli a supportarci come hanno sempre fatto dall'inizio del campionato. Quindi mi viene solo da dire che grande rispetto, ma paura di nessuno.
E passiamo al volley e parliamo di Superlega. È stata rinviata data da destinarsi Siena-Lube, così come disposto dall'ordinanza del sindaco di Siena in via cautelare a causa degli eventi sismici che hanno colpito la città nelle scorse ore. Dunque weekend di pausa per i campioni d'Italia che torneranno in campo domenica 19 all'Eurosuole Forum contro la Gas Sales Piacenza. Noi ne abbiamo approfittato per sentire il preparatore atletico della Lube, Max Merazzi. Oggi è venerdì, avessimo avuto la partita domenica, chiedevamo ai ragazzi un determinato lavoro. Col fatto che c'è stato il rinvio, il lavoro di questo fine settimana cambia. In sala pesi, ad esempio, non mi sono preoccupato dell'evento agonistico, ma mi preoccupo di caricare un pochino, ne approfittiamo per mettere un po' di fieno in cascina, se si può dire così. Avremo anche un momento di recupero, un giorno di riposo e poi settimana prossima si pensa alla gara che verrà la domenica con Piacenza. E proseguiamo con la 1 femminile. Le Tigri della Megabox Vallefoglia sono reduci dalla vittoria con Pinerolo e questa domenica scenderanno in campo a Busto Arsizio nel tentativo di guadagnare punti utili per la corsa ai playoff. Sì, allora noi sentiamo l'opposto statunitense della Megabox, Andrea Annie Drews. Nell'ultimo incontro abbiamo vinto 3-1 contro Pinerolo in casa e non abbiamo sicuramente giocato una bella pallavolo, non abbiamo espresso il nostro potenziale, ma abbiamo vinto ed in questa parte della stagione la cosa più importante è riuscire a fare il maggior numero di punti. Il maggior numero di punti in questa fase di campionato per accedere ai playoff. Adesso abbiamo un incontro importante contro Busto e anche loro lottano per i playoff. Sono sicura che giocheremo una grande partita per mettere in pratica tutto l'allenamento di questa settimana. Ringraziamo della traduzione, la detta stampa della Megabox, naturalmente parliamo di Maria Novella Ferri, grazie. Sarà un weekend impegnativo quello delle ragazze della CBF Balducci che sabato affronteranno la Vero Volley Milano, una corazzata costruita per vincere, Fabio. Eh sì, a presentarci il match e il libero del team maceratese, Francesca Napodano. Sicuramente con Milano sarà una partita difficile e noi dobbiamo cercare comunque di provare a partire aggressive, in battuta, cercare di difendere il più possibile e magari appunto cercando di essere aggressive soprattutto in battuta possiamo metterle in difficoltà e nulla, noi dobbiamo provare a dare il tutto per tutto per cercare di fare una bella prestazione e provare a metterle in difficoltà e magari appunto riuscirà a fare qualcosa di buono. Cambiamo scenario, parliamo di basket, di Serie A. È tornata al successo la VL con Reggio Emilia, è tornata solitaria al quarto posto e domenica se la vede con la Reyer Venezia, con la quale all'andata vinse di un solo punto in un finale al Cardiopalma. Sì Fabio, vinse, hai detto bene, ma la Reyer ricordiamo che è una big che finora non è stata all'altezza delle aspettative, ma è arrivata una bella scossa, hanno cambiato allenatore e quindi mai dire mai. Ecco. Mai dire mai, sentiamo allora però che cosa ci dice Leonardo Totè della VL. Domenica giocheremo a Venezia, un campo molto caldo, loro hanno giocato ieri in Coppa, hanno allenatore, sarà una partita molto difficile, ma noi daremo il nostro meglio per portarla a casa. Veramente una battuta velocissima da parte di Totè, che è stato decisivo domenica scorsa con Reggio Emilia. Adesso scendiamo in Serie B. Il match di cartello è sicuramente quello tra l'Aristo Pro Fabriano e i Blacks Faenza, di fronte la terza e la seconda. La terza è appunto l'Aristo Pro che tenta l'aggancio ai danni dei faentini. Ci introduce la partita il capitano Francesco Papa. Domenica affronteremo Faenza, la seconda forza del campionato, che viene da una striscia di vittorie molto importante. Per noi sarà una partita veramente difficile, la giochiamo in casa e dobbiamo continuare a tenere
inviolato il nostro palazzetto. Faenza appunto viene anche dalla vittoria dei quarti finali in Coppa Italia, è una squadra che punta molto sul fisico, sull'energia, nonostante abbia anche dei giocatori molto tecnici, quindi noi ce la metteremo tutta e ci vediamo domenica. Ebbene, andiamo ad Ancona, dove la Luciana Mosconi ospita un Empoli che viaggia nelle parti basse della classifica, ma che ha vinto domenica niente meno che con Piacenza. Si gioca al palascherma per l'indisponibilità del Palarossini. E allora ascoltiamo uno dei protagonisti, la guardia Leonardo Ciribeni. Veniamo da un periodo, diciamo, di partite che ci hanno tolto molto a livello fisico e soprattutto mentale. Non sarà per nulla una partita semplice, perché incontriamo una squadra in un buon periodo, che ha battuto una squadra molto attrezzata come Piacenza, e sicuramente sarà una partita non facile. Dobbiamo essere bravi a non guardare la classifica, perché saremo degli stupidi. E dobbiamo essere bravi a fare le nostre cose, a dettare sin dal primo minuto il nostro ritmo e a limitare i loro punti di forza. E dopo il turno di sosta prova a riprendere la marcia anche la Golden Gas Senigallia, che non vince da novembre dopo un ottimo avvio di campionato. Arrivano al Palapanzini Tigers Romagna, ultimi solitari in fondo alla classifica, quindi sulla carta un'occasione sicuramente da non perdere per il team di Filippetti. Ascoltiamo le dichiarazioni dell'assistant coach Andrea Peverada. Domenica torniamo in campo dopo il turno di riposo, affronteremo i Tigers Romagna, una squadra da prendere con le molle, una squadra che ha cambiato molto rispetto alla partita dell'andata, ha inserito recentemente 3 giocatori, Hidalgo che abbiamo già visto a Empoli e un paio di lunghi presi in questi ultimi giorni, uno che ha già giocato contro Fabriano con segnato 23 punti, quindi dovremo metterci come sempre la massima attenzione e la voglia di tornare alla vittoria. Sulle ali dell'entusiasmo per il bel successo sulla Virtus Imola, l'Alley Matelica prova a fare un altro colpo, ma insomma la sfida è dura in casa della Baccarin Piacenza. Sì, trasferta lunga per i ragazzi dell'Alley Matelica. Lascerei la parola all'ala Alberto Provvidenza. Piacenza è una squadra che all'inizio tutti davano per spacciata, poi ha zittito tutti, ha fatto un altro campionato di vertice quasi, adesso ha fatto 2 innesti veramente importanti, e quindi non so che gara ci dobbiamo aspettare. Noi dobbiamo andare su. Sarà una trasferta lunga, quindi questo non aiuta, però dobbiamo andare su, convinti della prestazione che abbiamo fatto domenica, ripartire da quella e andare sapendo che loro vengono in una sconfitta bruciante e vorranno dimostrare che non sono quelli. Noi vogliamo dimostrare che siamo questi di domenica scorsa e quindi sarà una bellissima partita, perché la vincerà chi ha più voglia di rivalsa, chi ha più voglia di dimostrare chi è veramente, e quindi sarà tutta da scoprire. E ricordiamo che qualche settimana fa proprio dal girone C si è ritirata la Pallacanestro Firenze. Dunque questo weekend riposa la General Contractor Iesi e noi ne abbiamo approfittato per fare il punto della situazione con il DS Carlo Maria Audino. Per noi questa domenica coincide con il turno di riposo, ma non vuol dire che sia stata una settimana, diciamo, tranquilla, nel senso che abbiamo comunque lavorato duro, lavorato sodo, rinfrancati e anche con una bella convinzione dopo la vittoria con San Miniato, tutto il lavoro orientato chiaramente a quella che è la partita che ci aspetta tra 15 giorni, derby con Fabriano, una partita importante sia da un punto di vista diciamo emotivo e sia per questioni di classifica, perché per noi diventa importantissima. Una settimana che è andata bene, condita anche da un'intensa e ottima amichevole contro Chieti.
Torniamo a parlare di calcio. Il cartellone della Serie D si apre con un derby, quasi un testa coda tra il Tolentino e la Vigor Senigallia, che domenica scorsa è riuscita a battere la capolista Pineto, ora la segue in graduatoria staccata di 6 punti. Dall'altra parte invece un Tolentino che ha riposato, è stata rinviata la partita con il Vasto Girardi causa neve. Sì, derby molto molto sentito, e ascoltiamo le dichiarazioni di uno dei protagonisti, l'attaccante del Tolentino, Domenico Vitiello. Riguarda la partita di domenica, che giochiamo contro la Vigor Senigallia, un derby bello sentito, la stiamo affrontando nel modo giusto, dato che c'è stato il rinvio domenica scorsa a Vasto Girardi per causa neve, e loro sono una squadra importante, con giovani importanti davanti e esperti dietro e a centrocampo. E dopo che hanno vinto lo scontro diretto col Pineto e sono a meno 6 in classifica secondi, è una squadra che va affrontata col piglio giusto e cercheremo di fare la prima vittoria in casa. E se a Tolentino 3 punti servirebbero per la salvezza, alla Vigor sarebbero utili per consolidare la seconda posizione. Ascoltiamo le parole del centrocampista Matteo Baldini. Domenica è una partita molto difficile, insidiosa, come è stata con Notaresco in casa. Loro servono 3 punti importanti per salvarsi, noi 3 punti per continuare questo sogno, diciamo, dai. Bella vittoria nel turno precedente per il Fano contro il Porto d'Ascoli e zona playoff adesso distante soltanto 2 punti. I Granata proveranno ad avvicinarsi ulteriormente nella sfida con il Roma City. Ci introduce il match il capitano Antonio Broso. Dopo la domenica siamo molto contenti per aver raggiunto l'obiettivo e siamo già proiettati alla partita di domenica, perché sappiamo che ci aspetta una gara difficile e dobbiamo continuare a perseverare su questa strada, continuare a lavorare così e sicuramente ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Stesso orario domenica alle 14.30 per il match tra Porto d'Ascoli e Amatese, Porto d'Ascoli che dopo la sconfitta all'Ele Mancini ha recuperato mercoledì il match non disputato un paio di settimane fa con la Vastese, finita 0-0 la partita e quindi aggancio in classifica. Sempre alle 14.30 in programma Pineto-San Benedettese, con la Samb in crisi, galleggia appena sopra la zona play-out e che insomma cerca veramente la mission impossible in casa della capolista Pineto. E poi ancora Nuova Florida-Monte Giorgio, stessi punti in classifica della Samb per il Monte Giorgio, che pure non può essere troppo contento del pareggio casalingo di domenica scorsa con il Notaresco Gaia. Scontro diretto di cui ci parla il centrocampista Jacopo Marini. Il Notaresco ormai è stata archiviata, è stata una buona gara, dura, e dove siamo riusciti comunque a portare a casa un punto. Ormai è archiviato, dobbiamo pensare a domenica, un altro scontro diretto, difficile ovviamente, come tutte le gare in questo campionato, dove cercheremo di portare più punti possibili a casa. Bene, abbiamo chiuso il quadro della Serie D. Adesso, Gaia, parliamo di un campionato molto vivace, quello dell'Eccellenza, che è il primo torneo regionale. Si viene da una vera e propria ondata di pareggi nell'ultimo turno e vediamo che cosa sta succedendo. La capolista, l'Atletico Ascoli, va in casa di un Porto Sant'Elpidio abbastanza derelitto, finora ha raccolto soltanto 4 punti in classifica, sfida al vertice tra Fossombrone e Azzurra Colli, sicuramente il match di cartello della giornata. Il Montefano va in casa del Marina, che di punti ne ha pochi più del Porto Sant'Elpidio, perché ne ha 7, ma viene da un risultato molto positivo con l'Azzurra Colli. E poi ancora l'Osimana che aspetta il Val di Chienti, subito sotto la zona playoff Atletico Gallo in casa della San Giustese, e sfida decisamente interessante tra Jesina e Urbino.
E poi andiamo anche al calcio a 5. Partiamo dalla Serie A maschile con la Italservice Pesaro che giocherà tra pochissimi minuti con la Fortitudo Pomezia, Italservice che viene dalla sconfitta ma con pieno onore in casa della capolista Napoli dei tanti ex, e dunque tra pochissimi minuti scende in campo appunto con Pomezia. Ascoltiamo le dichiarazioni del DG Nicola Munzi. La partita di venerdì è uno spartiacque, una finale, come può come tutte le partite che aspettano la prima fine dell'anno. E sicuramente giocandola in casa ci deve dare sicuramente quella spinta in più per andarla a vincere e per andare comunque a continuare il trend positivo che è stato interrotto con Napoli, ma era anche quasi inevitabile. Anche se come è andata la partita, sicuramente il 5-2 è risultato un pochino largo. Però ecco, ora ripartiamo da Pomezia, abbiamo un trittico di partite importanti che soprattutto anche quello con il Petrarca ci permetterebbe di andare a giocare la final four di Coppa Italia. Comunque ecco, speriamo di recuperare tutti e di arrivare per questa rush finale carichi. Passiamo al calcio a 5 femminile. Il Città di Falconara è risalito al terzo posto e questa domenica si prepara ad affrontare le ragazze del VIP calcio a 5 che attualmente occupano la nona posizione. Il mister delle Citizens Massimiliano Neri, sentiamo. La partita che ci aspetta è una partita complicata perché è una squadra viva, una squadra che sta lottando per salvarsi direttamente e provare ad arrivare ai playoff. È una squadra che in casa ha sempre fatto bene, che trova la via del gol con facilità, quindi è una partita da prendere con le molle e da giocare con la massima attenzione. E siamo giunti alla conclusione di questa quarta puntata di Minuto Zero. Fabio? Beh, Gaia, grazie a quanti ci hanno seguito e naturalmente ci rivediamo venerdì prossimo. Buon weekend sportivo a tutte le formazioni marchigiane. Arrivederci.